Benvenuti, eccoci qua a Economicamente. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Ormai conoscete il programma, ogni lunedì, 7.30, canale 99, Rete Brescia, Economicamente. E invitiamo sempre le aziende del territorio, professionisti, a parlare qui ad Economicamente. Questa volta sono molto orgoglioso di avere una bellissima azienda del territorio, si parla spesso di sostenibilità bio, ma abbiamo tutto questo concentrato in Agripasta, benvenuto. Grazie mille Maurizio, gentilissimo, grazie. Eccolo qua, lui è Salvini Gianluca, una grande famiglia del territorio. Che... con esperienza. Con esperienza. Agripasta? Agripasta, sì. Bellissimo nome, bellissima... Unisce un po' il territorio alla tradizione. La tradizione, chiaro. Quindi le radici sono sempre nel territorio, ma... puntate l'italianità all'estero, portare i prodotti sulle tavole delle persone, delle famiglie, farli conoscere. Il famoso Made in Italy. Beh, assolutamente. C'hai allestito lo studio con le cornie incredibili, dopo la regia ci inquadrerà, però ci hai portato, eccoli qua, guarda, bellissimi, ci abbiamo i fazzoletti di zucca, il nostro cavallo di battaglia, buonissimi, poi abbiamo le caramelle con radicchio e speck colorati rossi, bellissimi. Poi abbiamo qui anche questi verdi, cosa sono? In formato retail abbiamo un panzerotto asparagi caprino con la pasta verde colorata con gli spinaci e un classico sempre fazzoletto di zucca. Zucca, e questi invece sono tagliolini. Pasta liscia, tagliatelle. Tagliatelle all'uovo, tutto. All'uovo, assolutamente. Però vedete, rigorosamente. La ricerca, qui c'è sempre la ricerca delle farine, vero? Assolutamente, utilizziamo una farina 100% di grano duro italiano. E un 20% di uovo per rispettare, diciamo, la tradizione. Quindi la tradizione, i segreti. Non li sveliamo tutti. Dove siete come Agripasta? Allora, noi ci troviamo a Bagnolomella, in via degli Artigiani, che è un paese qua vicino sì, a Brescia. Beh, praticamente è Brescia. È attaccato. Sì. E abbiamo la nostra azienda, ci siamo trasferiti da pochi anni, diciamo, con questa nuova realtà. Abbiamo la nostra struttura aziendale e un piccolo spaccio all'interno dell'azienda. Ne parleremo dello spaccio, però la famiglia qui mi preme tornare sul discorso, torniamo sempre, di padre in figlio, di padre in figlia. Qui ci siamo già, io ho portato questa azienda non solo per il discorso bio, sostenibilità che ci arriviamo, e la parola benefit, questa in molte aziende tornerà, che si cintano di questa azienda e ci mettono la medaglia benefit, invece... Quindi abbiamo un esempio molto chiaro, molto, molto lampante, ma il passaggio generazionale, qui c'è proprio quello che è, si nota che molte aziende, le statistiche sono una su tre ce la fa, uno solo su mille c'era la canzone, il problema è proprio la seconda, terza generazione in cui le aziende o vengono vendute o non ce la fanno. Qui invece abbiamo io direi un coinvolgimento più che un passaggio, c'è già un coinvolgimento in azienda, vero? Sì, già da qualche anno abbiamo iniziato questo processo di ricambio generazionale, in primis con mio fratello che si occupa della parte... Che salutiamo, Giordano è l'amministratore, grazie signor amministratore, salutiamo, prima che ci licenzi tutti. Che è l'amministratore appunto della società, che si è preso questo compito di portare avanti una tradizione che nella nostra famiglia inizia con Leonardo già da 30 anni. Leonardo Salvini, grande persona. Io direi che forse se vogliamo aprire una scuola di commerciale bisogna il docente prima chiamare Leonardo, assolutamente, sia per la sua esperienza, le sue capacità, ma anche per la passione che è capace a trasmettere in queste cose, nella tradizione, nell'artigianalità del prodotto. Pensa che lo conosco tuo papà veramente da tanto tempo. Lo conosco bene, ma tuo papà dà il meglio quando fa, io l'ho visto in qualche fiera, in qualche stand, in qualche show cooking, in cui fa e parla e descrive cosa stiamo mettendo in bocca, perché come dico sempre la nostra bocca è maleducata, non siamo più abituati a sapere i sapori. Il sapore di una volta. E qui ci sono. Ci proviamo a migliorare costantemente. Anche perché è un'azienda tecnologicamente avanzata. È proprio quello l'obiettivo del nostro ricambio generazionale, appunto trasportare l'esperienza che ci ha tramandato Leonardo e portarla ai giorni nostri, quindi creando una società, un'azienda moderna, digitale e attenta soprattutto agli interessi dei propri dipendenti, a tutto quello che può essere anche l'ecosostenibilità del prodotto. Io ho visto l'azienda, dopo c'è un piccolo filmato che ci hai portato alla regia, poi ce lo farò vedere. L'azienda l'ho vista tecnologica, ma
c'è una linea che a me affascina, io rimango sempre affascinato a questa linea, io la chiamo linea tradizione, non so come chiamarla, linea tradizione. Il fatto a mano, descrivila tu questa linea qua. Allora, prima di tutto partiamo dal cuore dell'azienda, che è la cucina, dove abbiamo cercato di... Avete una cucina in azienda? Abbiamo una cucina in azienda, abbiamo cercato di ricreare il più possibile una cucina proprio come se fosse di casa, come un ristorante all'interno quasi dell'azienda, dove le nostre operatrici si occupano tutti i giorni di preparare le materie prime, di cucinarle, di preparare il ripieno, che è la parte fondamentale, diciamo, del prodotto. Poi abbiamo tutto lo step che si occupa della produzione vera e propria della pasta, quindi abbiamo un'operatrice che a mano, rigorosamente a mano, applica il prodotto tutti fatti a mano, sì, assolutamente. Ah, assolutamente, abbiamo un'operatrice che si occupa di infatti mettere... non ce n'è uno uguale all'altro. È proprio la peculiarità è proprio quella, assolutamente. Ah, inserisce il ripieno su questo fazzoletto. Guarda, eccolo qua che grazie Alessio dalla regia, eccoci qua, sta facendo vedere. Inserisce a mano il prodotto e poi abbiamo l'operatrice che si occupa di chiuderlo. Poi abbiamo tutta la parte di trattamento termico, che è una pastorizzazione non aggressiva per non andare a modificare, diciamo, le proprietà organolettiche del prodotto, quindi il gusto e tutta la parte della consistenza. È un trattamento termico che dura 5 minuti circa. Poi abbiamo una parte di raffreddamento e una parte finale di confezionamento, anche questa fatta rigorosamente a mano, così ci permette di controllare ulteriormente il prodotto visivamente e anche di non andare a stressarlo, quindi con dei macchinari di confezionamento potrebbero andare a rovinare il prodotto, appunto, essendo abbastanza delicato dal punto di vista tecnico. Quindi abbiamo, ecco, quelli bravi dicono shelf life, come che dicono? Shelf life. Ecco, il trattamento termico ci permette appunto di andare a lavorare su questa scadenza, come la scadenza, riuscendo a dargli una media dai 35 ai 42 giorni di scadenza. Prodotto fresco, naturale. Prodotto fresco, da conservare quindi, in frigo. Sì, posso... così tra virgolette mentire, invito gli amici, li ho fatti io. giusto li ho fatti si può io fare, si può fare, si può fare. Ci crederanno. Però questo aspetto qui è del gusto, della ruvidità che c'è nella pasta, che accoglie il sugo, che accoglie, non va neanche tanto toccata, né, questa no, pasta assolutamente qua. sono prodotti semplici da fare semplicemente. No, ci fa sempre una bella figura, anche perché tempo di cottura qui è l'acqua bolle. Due minuti è tutto pronto, quando anche l'imprevisto... Un po' di burro giusto, un po' di erba cipollina e poi via. Si aggiunge qualche spezia all'ultimo, puoi fare tutto velocemente. Puoi fare, dice, quindi anche che siete a casa, dice, benissimo, prendo una confezione, queste qui, come si chiamano queste confezioni da... Questa qua è una confezione retail che utilizziamo per negozi. 250 grammi. 250 grammi, sì. Bello. O se no la versione, diciamo, se ho gli amici di più, da un chilo da gastronomia, un chilo, cioè, faccio una festa con gli amici per più persone, assolutamente. Quindi torniamo un attimo in passo indietro, abbiamo visto tutto il processo che c'è, tutta la cultura del contadino che viene trasmessa poi qui, della terra che viene trasmessa all'interno del ripieno. Però torniamo al discorso che abbiamo iniziato prima, cioè Cos'è Benefit per Agripasta? Cosa vuol dire Benefit? Allora, Benefit vuol dire tante cose sicuramente. Ma calato su di voi, calato nell'azienda? Allora, noi ci siamo prefissati questo obiettivo, appunto, di trasformare l'azienda in un'azienda moderna, attenta soprattutto alle esigenze dei propri dipendenti, quindi tutto ciò che può comportare il benessere lavorativo dei nostri operatori, e anche tutto un impegno dell'ecosostenibilità, che al giorno d'oggi è molto importante. Certo. Assolutamente. Abbiamo iniziato un bellissimo progetto proprio quest'anno con una catena di distribuzione. E abbiamo iniziato ad utilizzare delle vaschette di carta, non più in plastica, ricoperte da un film che ci permette appunto di garantire una shelf life per la grande distribuzione. In più andiamo a riciclare il 90% di questa cosa. Siamo attenti anche al riciclo, 90% di riciclo, sì. Quindi c'è della ricerca qui, c'è la sostenibilità, innovazione di prodotto, quindi anche chi è attento a questi processi, tutti dovremmo essere attenti a questi processi, quindi il valore sì del contenuto, ma anche chi lo avvolge. Quindi le confezioni regalo. La confezione che è la parte che va a impattare di più a livello visivo, di ecosostenibilità. Di ecosostenibilità siamo e poi così. Anche molto, molto moderna, molto bella da vedere, perché
rispetto alla plastica ti permette anche di lavorare su delle grafiche all'interno della carta e del cartone. Quindi è già un bel passaggio di società Benefit. So da tuo fratello che ci sono altri progetti in cantiere per quanto riguarda che sono molto interessanti dal punto di vista sia per quanto riguarda il welfare aziendale, quindi per il Benefit anche rivolto ai collaboratori. Quindi, assolutamente. Quanti siete come? Siamo circa una ventina al giorno d'oggi, siamo cresciuti rapidamente, sì, considera che abbiamo iniziato nel 2021 con 5-6 operatori. Agripasta. Poi la storia della famiglia è trentennale. Arriva questa nuova iniziativa Benefit nel 2021, bello, 20 dipendenti, innovazione, digitalizzazione, insomma, e poi questa cultura di voler, come dice spesso anche tuo fratello, di voler mantenere il team, questo sapere della famiglia nel gruppo. Nel gruppo, assolutamente, oltre a noi, poi dopo c'è anche tutta una parte societaria con clienti e fornitori storici che ci aiutano sia a livello societario che anche a livello di lavoro. Importante anche la collaborazione, ha detto una cosa importante, la filiera dei fornitori, la filiera dei clienti, c'è tutto un cerchio per l'azienda che è positivo, quindi c'è tutto questo, Benefit è anche questo. Soprattutto questo nel life cycle di un'azienda, saper mantenere una filiera del prodotto, del cibo buono e giusto, del cibo buono e sano che arriva sulle nostre tavole, ma con una filiera giusta e con i clienti. Ma clienti solo italiani? No, assolutamente. Ecco. Il nostro mercato, la nostra idea si cerca di ampliare, diciamo, soprattutto all'estero, questo tipo di cultura. E dove arrivano i tortelli all'estero? Dove arrivano? Arrivano un po' in tutta Europa, per il momento. Stiamo cercando di iniziare progetti anche con l'America. Abbiamo appena conseguito il certificato FDA, l'FDA, per permetterci l'estero in America. Impegnativo la certificazione. Un mercato particolare, soprattutto in questo momento che sono cambiate un po' di cose. Cambieranno cose, non lo sappiamo, però intanto voi vi siete portati avanti. Ci siamo portati avanti. In Europa, in Nord Germania, Olanda, Spagna, so che anche in Inghilterra. Anche in Inghilterra, assolutamente. Quindi arriva il nostro cibo in tutta l'italianità, arriva la brescianità in tutta Europa. Salvini è lì. Salvini, la famiglia Salvini qui. Mi è piaciuto molto questo aspetto qui, ai gangli vitali dell'azienda c'è ancora l'occhio della famiglia, c'è la mamma che salutiamo, mamma che si chiama? Si occupa della produzione, Katia. Dobbiamo salutare la Katia, se no si offende. Sì, e lei sovrintende le sfogline. La parte di produzione. Non le sfogline, proprio. Si chiamano quelle che chiudono, sono le operatrici. Le operatrici. Quante ne avrà formate tua madre nella sua vita? Qualche centinaio. Qualche centinaio di persone che sono a casa. Sicuramente. Adesso, quindi hanno l'abilità, manualità, con le mani di essere veloci e sono molto belle anche da vedere, sono particolari tutte le volte, c'è un sacco di concentrazione, sono abituato lì. Mi vedo un sacco di tutte le volte che le vedo rimango colpito. Tu sei al reparto commerciale, sì, però col papà che porta il suo sapere, le sue conoscenze, diciamo, ci sta aiutando in questa transizione sicuramente, diciamo, in maniera questo esterna. Coinvolgimento della famiglia, assolutamente, mi piace molto quello che avete impostato, perché non è tanto un passaggio di testimone, io passo il testimone, il passaggio sì c'è, ci sarà, è già in atto. Ma la parola più adatta nel passaggio generazionale è coinvolgimento. Quando riesco a coinvolgere membri della famiglia e vedo che sono appassionati, che ci mettono quello che è, eccetera, eccetera, lì all'azienda ha buone prospettive. Se obbligo mio figlio, che invece voleva fare il medico, o voleva fare il veterinario, quindi non funziona. Quindi è meglio assumere un manager, che come dicevo, un grande imprenditore di occhiali, che diceva che i manager li puoi licenziare, i figli non li puoi licenziare. Stante però questo esempio che abbiamo portato oggi, che abbiamo qui in carne e ossa, sì, sostenibilità, ma coinvolgimento generazionale. Devo fare complimenti alla tua famiglia, perché non è facile poi lavorare con i genitori, giusto? No, assolutamente, perché bisogna sapere sempre distinguere i due ambiti, sia quello familiare che quello lavorativo. E quindi è un prezioso quello che stai dicendo, perché a volte ti trovi come figlio ma anche come dipendente, quindi c'è, o come dici, ma io sono responsabile commerciale, però tuo papà quindi a qualche volta dice anche che qualcosa non va bene. Assolutamente, però diciamo che a casa è una persona, nell'ambito familiare è una persona, a lavoro è un pochettino diverso, diciamo, quindi entra nell'aspetto di essere un pochettino più
non professionale. Professionale, professionale, professionale. La parola, non c'è un'altra parola che definisce pretende meglio. Pretende il giusto. Pretende come il giusto. Tua mamma. E l'impegno. Tua mamma molto concentrata, eccetera, eccetera. Poi abbiamo tuo fratello, che è l'uomo dei numeri, che l'aveva messo a fare l'amministratore delegato della burocrate. Il burocrate che combatte contro la burocrazia. Non possiamo dirlo, io non posso dirlo che aveva tutte le autorizzazioni, che l'azienda è partita in ritardo per mancanza di burocrazia, ma non posso dirlo. Sai che non è facile. Non è facile seguire, no? Le certificazioni. Soprattutto dal punto di vista burocratico. Sì, siamo ancora abbastanza complicato per un'azienda gestire la burocrazia. Quindi sì, i numeri, sì, l'amministrazione, sì, questo aspetto qui è importante per avere la barra sempre al centro, perché i numeri poi sostengono tutta l'attività. Sostengono l'attività. Quindi un 70-80% di fatturato, come dicevamo, all'estero? All'estero, assolutamente. E Italia? Poi collegato a livello del territorio. Il territorio, quindi anche ristoranti, gastronomia? I nostri clienti, appunto, con la possibilità di lavorare a mano, possiamo, diciamo, spaziare sia a livello di quantità che di qualità del prodotto, andare a servire quello che poi sarà più semplice, un semplice negozio che può vendere in formato, certo, retail, alla gastronomia che lui può cucinare o vendere il sfuso, la parte di ristorazione che a livello territoriale siamo molto forti, e poi tutta la parte di grande distribuzione HoReCa, soprattutto internazionale, diciamo. Anche perché l'italianità è ricercata all'estero. Molto, molto. Molto il prodotto italiano. Anche la pasta, è un nostro prodotto, noi italiani siamo famosi per la pasta. Quindi. Però sono italiani che comprano all'estero, sono i distributori italiani. Vero, assolutamente. Sono vero, italiani vero. Che comprano per... Che sono loro addetti a far conoscere. Sono loro che sono i nostri all'estero. Ambasciatori all'estero. Vero. Quindi quando si parla di andare all'estero, si parla di portare i prodotti italiani. Dobbiamo approfittare dei nostri connazionali che sono all'estero, che sono i primi portatori di italianità, perché vogliono mangiare italiano. Assolutamente. E dopo anche il tedesco, l'inglese, il francese, l'olandese si affezionano e mangiano. Poi, vabbè, mi raccontava tuo papà, e io sono rimasto sempre così, ci ha affascinato, che per esempio in Germania il formato del tortello è un pochino più... È un po' più grande, sì. Hanno questa cultura di apprezzare soprattutto dei formati che in questo caso non abbiamo, dei formati di pasta che vanno dai 30 ai 40 grammi l'uno. Quindi pochi ma belli. Mentre noi siamo abituati, diciamo, alle tradizioni del fatto a casa, abbiamo formati un pochettino più piccoli. Benissimo, noi siete a Bagnolomella, quindi... Mi hai accennato così, molto, sei sempre molto, molto elegante, ma so che c'è all'interno dell'azienda un bellissimo corner di spaccio. Un piccolo spaccio, sì, molto carino, dove ci occupiamo della vendita al dettaglio dei nostri prodotti. Sì, quindi uno che volesse venire direttamente a queste festività di Natale, lo aspettiamo. Quindi c'è... È il benvenuto. Come si chiama la via? Via? Via degli Artigiani, Via degli Artigiani 16. Il sito è sempre? Il vostro sito? www.agripasta.it. Ho cercato di prenderlo in contropiede, invece se lo ricordavo. Sono preparato. Adesso, quindi quando torni in azienda sei salvo, quindi agripasta.it, quindi andate a trovarli, li seguite sui social, c'è questo aspetto. Noto anche ultimamente, mi piace molto dirlo perché alcune aziende le conosciamo, alcune aziende sono state ospiti qui economicamente. Loro sono così molto riservati, ma fanno molte azioni di beneficenza senza dirlo, senza sbandierarlo. Una cosa che teniamo. E hanno, ad esempio, con noi, che economicamente, il 5 di dicembre, magia dei tortelli, con i tortelli di Agripasta, al 21 grammi, questa cena benefica, alle ore 20 si inizia, con un tris dei vostri tortelli, sì. La schioccherella dell'Agripasta, che sarà guarnita con, in sostegno c'è Agroittica Calvisano, che ci ha dato lo storione, che ha dei prodotti d'eccellenza, assolutamente, e ci ha dato lo storione che ringraziamo, e naturalmente l'azienda agricola Tartesi, che maiali, ci ha dato un bel maialino, una bella porchetta, quindi ci avremo anche quella. Abbiamo tutto. Più il panettone del 21 grammi, quindi vi invito ad andare a trovare il 21 grammi, il 5 se siete a Brescia e volete fare un'azione concreta e passare una bella serata serena, Agripasta, in compagnia assaggiate i prodotti di Agripasta, e nel contempo fate anche un'azione molto molto interessante per quanto riguarda la beneficenza, non a parole ma con azioni concrete, anche perché al 21 grammi si fa inserimento lavorativo di persone disabili, quindi di persone che poi negli anni sono stati ospiti, vedete la puntata che c'è sui social
o su YouTube Poli Maurizio, trovate tutta la puntata e vedete la storia di 21 grammi. E voi già negli anni, tuo papà mi ha sempre sostenuto e anche i figli lo stanno facendo, quando io dico vorrei fare questa cena di beneficenza, non faccio tempo a dirlo, dimmi quando e come, noi ci siamo. E noi ci siamo, assolutamente. Quindi assolutamente. Ci tenevo a dirlo perché è una cosa concreta e fa parte del progetto di Benefit. Di Benefit, anche quello rientra in tutto quel contesto di azioni appunto legate al territorio, al territorio alle persone, l'attenzione alle persone. Saper donare, perché sì, sì è vero, voi donate, riempite di tortelli, però c'è questo aspetto qui del dono, del poter dare. Quindi il dono, io sono convinto che poi donando c'è sempre un ritorno, anche dal punto di vista positivo, perché il cerchio è sempre importante. Assolutamente. Io sono convinto di questo. Quindi all'interno dell'azienda la famiglia, all'interno dell'azienda estero, quindi abbiamo già detto molte cose dal punto di vista produttivo. Vedo che avete anche le tagliatelle. Le tagliatelle, tutta la parte di pasta liscia. Liscia, sì. Poi mi diceva tuo fratello, così, che c'era un progetto di pasta secca. Di pasta secca, stiamo cercando di avviare da 6 mesi a questa parte, stiamo quasi ultimando tutta la parte di produzione, di tagliatelle, per il momento tagliatelle sempre secca, per andare anche lì a aggredire un mercato in costante crescita. Ah, quindi c'è anche una richiesta di dal punto di vista del secco. Del secco, sì, assolutamente. Quindi lì si scatenerà tuo papà. Quindi c'è sempre. Quindi andare a trovare Agripasta, nel senso che c'è valori, che se ne parla sempre, i valori sono qua, sono i valori della famiglia, sono i valori dell'azienda, perché i numeri sono importanti, perché, come dicevamo prima, la sostenibilità, il life cycle e quant'altro. Chi volesse venire anche magari così, dice voglio venire a fare una visita, chi parlo di aziende, parlo di gastronomie, parlo di chi volesse poi iniziare un rapporto con il lavoro con voi, può prenotarsi per una visita in azienda? Siamo disponibili, assolutamente, basta contattarci o tramite mail o telefonicamente e ci si organizza. Abbiamo qui il responsabile commerciale, lo contattate, è ovunque, dappertutto, sì, sui social, sì. Lo chiamate in azienda, ecco qua Gianluca Salvini, responsabile commerciale Agripasta, avete un riferimento preciso in azienda per una visita per quanto riguarda l'oreca, per quanto riguarda i ristoranti, per quanto riguarda quant'altro che vogliono toccare con mano, perché sapete, le parole, la TV, economicamente è tutto molto bello, dipingiamo tutto molto bene, ma poi toccare con mano, visitare l'azienda, vedere, io ho avuto l'onore, il piacere di vedere tutto il circolo, la maniacale attenzione a tutto quello che è la sanità, la salubrità dei prodotti. Molto importante. Molto importante la pulizia, sì, che c'è, estrema. Alcune aree che sono proibite anche ai visitatori, sì, perché ci sono, com'è la camera bianca, com'è che la chiamate? La camera bianca, sì, sì, sì. È una simile camera bianca dove si fa il confezionamento, che è l'ultima parte, appena finito il processo di pastorizzazione, che è il processo un po' più delicato, appunto. Scusate, e quindi c'è questa pastorizzazione che permette però quelli non c'entra solo i collaboratori, solo gli operatori. Sembrano astronauti quando entrano dentro lì, quindi c'è tutta una cura per la ricerca sia del prodotto ma anche per la salubrità del prodotto. Noto anche la capacità di accoglienza, c'è sempre una ragazza lì all'accoglienza, la Camilla, che è sempre sorridente, splendida la Camilla, che salutiamo, perché all'accoglienza in azienda e allo spaccio, bravo, mi veniva allo spaccio, e quindi c'è sempre questo aspetto qui di accoglienza che è derivante dalla famiglia, quindi tradizione che c'è dalla famiglia, cibo buono e sano e tutto quello che è società Benefit. Quindi l'aspetto importante di mettere in tavola per la nostra famiglia, soprattutto adesso che ci avviciniamo a larghe alle feste di Natale, quindi compagnia, in famiglia. Per noi italiani è la tavola ancora il punto di ritrovo e di stare in compagnia con gli amici e con i familiari, perché no? Anche Agripasta, perché ci aiuta molto. Noi abbiamo come sponsor, ringrazio sempre Italpreziosi, italpreziosi.it, oro, quindi oro fisico, che salutiamo, che avremo una puntata speciale dedicata a Italpreziosi molto presto, avrete su questo economicamente Italpreziosi, che è il nostro sponsor, che ci ha permesso di fare questa cavalcata di economicamente in questa stagione, e l'avremo ai primi di dicembre, e vedrete qui su questi canali Italpreziosi con tutto il suo staff.
e che ci ha permesso di poter invitare non solo Agripasta ma tutte le aziende che sono state ospiti. Quindi un ringraziamento a loro, un ringraziamento va anche a ANCP, Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, che ci dà il patrocinio. Essendo io educatore e consulente finanziario, abbiamo questa associazione che ci ha dato il patrocinio perché crede in questi valori di comunicazione, di educazione finanziaria e di essere a fianco degli imprenditori e delle aziende. Perché è importante essere, far conoscere quello che c'è sul territorio, quello che sono i valori del territorio, che poi si tramutano in valori economici, in valori del fatturato, che sono uno. Sono una persona volgare, scusami, ho detto una parolaccia che non si deve dire. Ho detto una parolaccia che non si deve dire in TV. Fatturato, che è molto importante, che sostiene tutti i progetti. Abbiamo due minuti. Un saluto a te per le imminenti festività natalizie, se vuoi farlo, da parte della tua famiglia, da parte di tutti quanti, a chi ci sta ascoltando adesso sul canale 99, ma anche, perché adesso è dalle 7.30 alle 8 stanno facendo colazione, ma poi lo vedremo sui social. Un saluto a te per le festività. Intanto ringrazio a te Maurizio, gentilissimo per l'invito e per l'opportunità. No, che ci tenevo, dato, ci tenevo perché è bello avere una prodotto, bella immagine così potente. Della e ringrazio tutti i telespettatori. Possiamo fare già gli auguri di Natale? Lo possiamo fare. Di Natale per le finite festività di Natale, un buon 2025. Andate a trovare Agripasta, economicamente ci vediamo tutti i lunedì, qui su Rete Brescia, canale 99, 7.30, economicamente. Scriveteci, siamo sulla pagina Facebook, siamo su Instagram, siamo su LinkedIn, siamo ovunque. Quindi scriveteci, diteci le vostre su queste trasmissioni. Noi ci siamo, il territorio c'è, economicamente c'è. Io sono Maurizio Poli e vi auguro una bellissima giornata e a presto con una nuova puntata di Economicamente. Grazie!